Sono quasi 110.000 le persone che in Veneto hanno ricevuto la seconda dose di vaccino anti-Covid, più di 197.000 quelle che hanno avuto la somministrazione di almeno una dose. Al momento, dall'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate più di 307.000 dosi. Le ULS di Treviso e Padova da sole ne hanno fatte oltre 100.000. Dalla sede della Protezione Civile di Marghera, l'assessore regionale alla Sanità Emanuela Lanzarin ha ricordato i punti del cronoprogramma. Il 15 di febbraio hanno iniziato le aziende con la corte del 1941. Il 22 febbraio, quindi questo lunedì, con la corte del 1940. Lunedì prossimo, 1 marzo, si inizierà con quella del 39 e poi raggrupperanno le corti. E questo quindi per i vaccini Moderna e Pfizer. Contemporaneamente è iniziata con AstraZeneca la vaccinazione del personale scolastico. Prima le scuole dell'infanzia, il segmento 0-6 anni, da lunedì anche tutte le altre scuole di ordine e grado. In alcune aziende sanitarie venete è iniziata inoltre anche la vaccinazione di forze dell'ordine ed esercito. Alcuni corpi delle forze dell'ordine sono autonome da un punto di vista sanitario e quindi noi consegniamo il vaccino a loro e poi sono loro che lo iniettano alle proprie forze dell'ordine, insomma ai propri corpi. In parallelo agli over 80 ci sono poi le vaccinazioni per le persone che presentano patologie gravi, tra cui 20.000 oncologici e 5.000 trapiantati. I primi che sono gli oncologici, i trapiantati e la fibrosi cistica, però il piano nazionale ci sono anche molte altre patologie, quindi poi andremo subito con queste persone insomma, che hanno diverse, insomma, dal diabete piuttosto che problemi cardiocircolatori, cardiovascolari, eccetera, quindi da questo tipo. E poi però dovremo capire anche a livello dei servizi essenziali con quali categorie andremo avanti.